Siamo a Varano Melegari nella sede della Dallara con Andrea Pontremoli. Andrea, un'azienda che è sempre più collegata al territorio, ma forse un territorio che non conosce cosa fa questa azienda. Cosa fa principalmente questa azienda? Beh, noi facciamo macchine da corsa, questo è il nostro mestiere principale, e direi che la nostra attività praticamente su tre cose. Una è progettazione utilizzando la fibra di carbonio. La seconda cosa è l'aerodinamica, possediamo due gallerie del vento qua a Varano. E la terza cosa è la simulazione del comportamento della vettura, che in inglese si dice Vehicle Dynamics, attraverso supercomputer e attraverso il nostro nuovo simulatore di guida, che è una cosa fantastica. Senti, forse la gente non sa quali sono i vostri clienti, anche senza nominarli tutti, però ad esempio Indianapolis, cosa ricorda per la Dallara? Beh, Indianapolis sono appena arrivato, c'è stata a fine maggio la 500 miglia di Indianapolis, che abbiamo vinto, anche perché tutte e 33 le macchine che correvano erano fatte dalla Dallara qui a Varano, ed è un'emozione fortissima essere lì ed avere 400-500 mila persone sedute, più non so quanti milioni alla televisione in tutto il mondo, che guardano questa gara che si svolge da 100 anni. E pensare che tutte quelle 33 macchinine che girano sono fatte da persone che stanno qui nel territorio della Valceno. È una cosa, un'emozione fantastica. Senti, proprio Valceno e comunque Parma, la gente che lavora qui lavora su questi prodotti che il più delle persone della provincia di Parma e soprattutto della montagna non sa che vengono fatte qui. Ma senti, voi assumete solo personale di altissimo livello, cioè tutto di altissimo livello, ma di altissima qualifica, o avete bisogno di tutti? Ma noi qui dentro sappiamo fare dalla vite al telaio in fibra di carbonio, e quindi abbiamo bisogno di tutte le competenze, dal tornitore, il fresatore, il saldatore, al montatore che sappia montare con precisione una macchina da corsa, a chi sa fare la monoscocca in fibra di carbonio, a chi progetta la macchina in fibra di carbonio, a chi è capace di far andare una galleria del vento, a chi è capace di far andare un simulatore di guida come quello che abbiamo qui, che io onestamente non so neanche accenderlo. Quindi c'è bisogno di una serie di competenze, e come dimostrano le corse, è la combinazione di queste competenze che ti fa la differenza. Sicuramente ci vanno delle persone eccellenti in tutto quello che fanno. Anche la receptionist deve essere una persona di eccellenza e deve accogliere i nostri clienti, i nostri visitatori, e farsi carico delle loro istanze. E quindi questa è una cosa che dobbiamo cercare e cerchiamo di trasferire a tutta l'azienda. Quindi tu sei importante perché lavori in Dallara, non solo per quello che fai. Senti, per questo è il mondo racing, che poi semmai riaffronteremo, ma oltre al mondo racing voi siete particolarmente capaci di aiutare le aziende, e certe aziende, poi se puoi fare i nomi, diciamo, al massimo delle prestazioni, al massimo della qualità. Vengono qui a Varano per fare le loro macchine? Sì, vengono qui per quelle tre competenze di prima, quindi se hanno bisogno di fare l'aerodinamica, o piuttosto che la progettazione in fibra di carbonio, o piuttosto che le simulazioni. E su queste tre aree qui devo dire che ci siamo conquistate grazie ai ragazzi e ai progettisti che lavorano qua, veramente, diciamo, un buon nome, specialmente tra gli addetti ai lavori. Chiaramente non posso nominare tutti i nostri clienti perché abbiamo un rapporto di confidenzialità. Posso dire che in Italia il nostro cliente più grande è Ferrari, non posso dire cosa facciamo per loro. Posso dire che abbiamo Audi, che abbiamo Porsche, che abbiamo Lamborghini, che abbiamo Maserati, Alfa Romeo, Bugatti, quindi diciamo che c'è un mix di tutto quello che sono supercar di oggi. Chiaramente la macchina principe da questo punto di vista è la Bugatti, che è stata sviluppata interamente qua, dalla progettazione alla costruzione della parte in fibra di carbonio, alla costruzione di 15 prototipi, all'aerodinamica, alle simulazioni, alle prove in pista e alle prove per strada. Quindi è stato fatto di tutto su questa macchina, che ancora oggi è la macchina più potente e più veloce al mondo dal punto di vista commerciale. È una macchina non proprio per tutte le tasche, perché costa 2 milioni di euro l'ultimo modello. Però una macchina che ha raggiunto, abbiamo fatto proprio l'ultima versione quest'estate, ha raggiunto i 431 all'ora,
a Salt Lake, che ha 1200 cavalli di potenza, un motore 16 cilindri, 4 turbo, 4 ruote motrici. Non è proprio economica dal punto di vista dei consumi, perché ha un serbatoio di 100 litri e con 100 litri più o meno si fanno 9 minuti alla massima velocità, quindi ci vuole un bel portafoglio anche per la benzina. E anche è stata studiata per la famiglia, perché questa macchina ha tre chiavi. Una chiave viene data, la posso dare ai figli piuttosto che alla moglie per andare a fare la spesa, perché al massimo la macchina dà 150 cavalli. Poi c'è una seconda chiave invece che la tiene il proprietario. Con questa seconda chiave si possono usare tutti i 1200 cavalli della macchina, però la macchina è limitata alla massima velocità di 300 km all'ora. Poi c'è una terza chiave, e questa è divisa in realtà in due chiavi: una ce l'ha il proprietario e l'altra ce l'ha il costruttore di gomme, che è la Michelin, che ti permette di arrivare alla massima velocità. Però la Michelin deve venire con un treno di gomme nuove, e sono diverse decine di migliaia di euro per le gomme. Sono salta per aria. Se no, insomma, è rischioso andare a quella velocità. Parliamo di numeri. Quanti dipendenti ha il gruppo Dallara? Perché possiamo parlare di gruppo, perché sono uno o più aziende. E cosa fattura in un anno un'azienda come questa? Cosa rappresenta economicamente per questo territorio? Beh, come persone in totale, considerando che gli Stati Uniti, saremo intorno ai 220-230 persone. Adesso è molto variabile in dipendenza un po' dai progetti che stanno girando. Il fatturato, anche questo è molto variabile, andiamo dai 31-32 milioni fatti l'anno scorso. Quest'anno faremo 52-53 milioni, ed è una variabilità dovuta essenzialmente a quali macchine da corsa facciamo e su quali progetti siamo, quindi non è che dipenda solo da noi, però diciamo che è un momento che sta andando bene, quindi speriamo che continui. Senti, sul simulatore avete avuto un'intuizione geniale. Quando una macchina, mi spiegavi prima, Le Mans picchia nel provare la macchina nuova, è 1 milione o 2 milioni di euro che se ne vanno. Voi invece a quanto affittate il simulatore allora? In decine o in centinaia di migliaia di euro all'ora? Ma diciamo che il modello del simulatore, devo essere onesto, noi l'abbiamo sbagliato all'inizio, abbiamo avuto un'intuizione giusta, però non avevamo pensato bene all'utilizzo. Noi pensavamo che l'utilizzo del simulatore fosse essenzialmente fare quello che hai detto tu prima, cioè ti permetto di provare una macchina al simulatore invece che andare in pista a provarla. In realtà poi il simulatore si è tradotto in questo mestiere, e quindi per fare questo mestiere diciamo che va dagli 8.000 ai 16.000 euro al giorno di affitto, ed è una cosa. Poi invece c'è un'altra cosa che in realtà è molto più remunerativa per noi ed è più importante per i nostri clienti, che è quello di permettere a un pilota di guidare una macchina che non è mai stata costruita, o di guidare delle gomme che non sono mai state costruite, o di guidare un motore che non è mai stato fatto, o di guidare una centralina elettronica che non è mai stata fatta, o di provare delle soluzioni che sarebbe troppo costoso provare. Per esempio, oggi stiamo provando una macchina ibrida, e con quanti motori la faccio andare? Con un motore a benzina e uno elettrico? E dove lo metto quello elettrico? Davanti, dietro? Stiamo parlando di macchine di serie o sempre da corsa? Stiamo parlando di alcune macchine da serie e alcune macchine da corsa. Non è un segreto che abbiamo fatto l'Audi, che ha vinto la 24 ore di Le Mans l'anno scorso e anche l'anno prima. Abbiamo fatto anche quella di quest'anno, e quella di quest'anno è una macchina ibrida. Infatti qui ti volevo la Toyota, invece si sa che ha sbagliato le simulazioni ed è in ritardo sullo sviluppo delle macchine ibride di alte prestazioni, proprio perché gli si è distrutto il prototipo. Questo io non lo so, perché tendo a parlare di quello che facciamo noi, quindi quello che fanno gli altri è un problema degli altri. Sicuramente il simulatore è un grande strumento per provare un sacco di errori, per provarli gli errori, certo. E con un costo molto basso, perché praticamente insomma metto dentro dei parametri matematici e poi voglio cambiare, cambio i parametri, e quindi il costo è molto limitato. Senti, ma questo simulatore ce n'è uno, più o meno si dice che ce n'è uno abbastanza simile in Ferrari, ma questo è molto meglio perché ha investito su dei giovani che hanno sviluppato il software, è vero? Allora, non so se è vero o se è meglio quello della Ferrari. Quello che posso dire è che è identico a quello della Ferrari dal punto di vista strutturale ed hardware. L'abbiamo fatta insieme e abbiamo proprio due gemelli, uno sta a Maranello e uno sta qua.
quello che su cui ci differenziamo, anche perché loro hanno un uso molto diverso dal nostro, loro lo usano prettamente solo per la Formula 1, noi invece lo usiamo per tutto. E per far questo abbiamo dovuto sviluppare un software particolare e abbiamo fatto una scelta diversa dagli altri, cioè abbiamo scelto di andare in open source con sistemi Linux, e questo ha costretto poi anche di prendere dei modelli vettura in open source, e questo forza i nostri ingegneri a costruirsi il modello veicolo invece di importare il modello veicolo, e questo ci sta forzando a farci delle competenze che sono molto, molto forti in ambiti molto diversi, dalla robotica alla grafica, al software, alla matematica, alla fisica e alle ingegnerie del veicolo. Adesso non so se potrà rispondermi, e a livello psicologico non state facendo nulla? In realtà questo strumento qua ci permette di studiare anche il cervello del pilota, cioè come un pilota prende le decisioni. Faccio un esempio molto semplice: quali sono le cose che mi fanno decidere adesso freno? Quello che vedo, quello che sento, quello che annuso, quello che mi dà come sensazione fisica. E per esempio abbiamo scoperto che il suono è a volte più importante di quello che vedo. Quindi io sento prima che quello davanti a me sta rallentando, perché rallentano i giri del motore, prima di vedere che ha rallentato. E quindi c'è un lavoro forte anche con la medicina, con, in particolare abbiamo lavorato col professor Ceccarelli, che è il professore che segue molti piloti di Formula 1, proprio per studiare questi elementi qua. Questo potrebbe anche permetterci in futuro di costruire delle macchine che siano tarate sui piloti più che sul... Potreste fare il setting della macchina in funzione del setting del pilota, dello stato fisico, psicofisico del pilota? Questo è quello che normalmente si fa oggi, però lo si fa a intuizione. Domani potremmo renderlo più sistematico. Abbiamo tra l'altro sviluppato anche una competenza molto forte per adattare il simulatore al pilota, perché un pilota di 40 anni è diverso da un pilota di 20 anni. Le mappe mentali, le mappe cognitive che uno ha sviluppato nel proprio cervello a 20 anni sono diverse di uno di 40 anni. Abbiamo avuto qui poco tempo fa Jean Alesi, che ha voluto correre la 500 di miglia di Indianapolis, che ha avuto un adattamento del simulatore che è stato diverso da quello che ha un ragazzo tipo che ne so, Jules Bianchi, che è un pilota di 19 anni, un pilota Ferrari che ha un comportamento completamente diverso. Quindi adattiamo lo strumento al pilota. Quindi fluidodinamica, elementi finiti, parole tipo simulatore, parole tipo galleria del vento, qui a Varano sono diventate una cosa abbastanza comune. E ad Indianapolis cosa sta succedendo? Ma a Indianapolis abbiamo appena costruito una fabbrica, diciamo che abbiamo fatto tre cose. Una è la fabbrica, quindi una fabbrica che tra l'altro è circa il doppio di quella che c'è qua, dove costruiamo alcuni particolari della macchina, non le parti strutturali che vengono sempre fatte qua. La progettazione è sempre fatta qua da noi, in Italia. Poi c'è una seconda parte, quindi lì assembliamo la macchina, facciamo i controlli qualità e costruiamo alcune componenti. Poi c'è una seconda parte che invece è un centro interattivo dove cerchiamo di spiegare cosa c'è dietro una macchina da corsa, cioè come si fa il composito in carbonio, come si fa la fluidodinamica, l'aerodinamica, cosa vuol dire il calcolo strutturale, cosa vuol dire fare un crash a 400 all'ora contro un muro, e lo spieghiamo con delle tecnologie veramente fortissime. Tra l'altro ci ha dato una grande mano Sky, e lo stanno anche trasmettendo adesso sul loro canale a 3D, ci hanno fatto dei video 3D all'interno dell'azienda dove facciamo vedere come si fanno le cose. Poi abbiamo anche, grazie a un'altra collaborazione, creato un touch point, un grande schermo tipo quello dell'iPad, però grande come un'intera parete, che può accettare fino a 30 persone diverse che ci lavorano sopra, e dove tu puoi aprirti una macchina, guardarci dentro, rimontarla. Tutto fatto, e ho visto là dei ragazzini che erano fantastici a fare queste cose qui. L'obiettivo è di fare quello che noi, che gli americani chiamano edutainment, education e entertainment, cioè ti istruisco facendoti divertire. E poi chiaramente abbiamo 8 simulatori dove le persone possono andare a correre. Terzo elemento è un bar-ristorante dove ci sono, c'è il caffè della Lino Scoffi di Parma, prosciutto di Parma, parmigiano,
abbiamo portato anche la pasta Barilla, l'ambrusco, perlomeno visto che sono molto tempo in America, mangio come mangio si sa, qua da noi. Esatto. Se non si possono simulare però. Non le vogliamo simulare. Alta tecnologia, software, cose estremamente moderne, realtà virtuale, però c'è una radice comune a tutte queste cose che è Giampaolo Dallara, perché l'intuizione sui compositi viene da lì e la grande ingegneria viene da lì. Cosa ne pensi di quest'idea? Beh, Giampaolo Dallara è innanzitutto una persona speciale come persona, perché ha dei valori, un'etica su cui veramente c'è da imparare ed è forse il motivo principale per cui io sono qua. C'è stata un'assonanza di vedute, un modo di vedere il mondo, di vedere il lavoro, di avere il piacere del vedere un lavoro ben fatto prima di vedere il discorso economico, dei fatturati e di tutte queste belle cose qua. Il piacere di vedere il proprio territorio che si sviluppa, il piacere di vedere delle persone che crescono, che sono le cose che più di altro secondo me fanno grande un personaggio come Giampaolo Dallara. Poi indubbiamente è forse l'ultimo dei progettisti italiani rimasti che hanno fatto la storia in Italia, perché non è che ci sono tanti nomi, li contiamo sulle dita di una mano. E questo qui è un personaggio che è stato assunto direttamente da Enzo Ferrari per fare la Galleria del Vento in Ferrari, ha avuto il coraggio di licenziarsi dalla Ferrari perché lui voleva correre e di andare in Maserati, e Maserati l'ha mandato a fare l'ingegnere di pista, e lui faceva l'ingegnere di pista di Roger Penske, che in America è un mito, e di Bruce McLaren, che è quello che poi ha fatto la McLaren. E lui era il suo ingegnere, era quello che gli diceva come fare il setup di macchina alla 12 ore di Sebring. Poi la Maserati è uscita dalla competizione, è andato, l'ha detto Maso, per andare in Formula 1. Poi l'ha detto Maso è fallita, è andato in Lamborghini. Il Lamborghini ha fatto la Miura, però anche lì non lo facevano correre perché la Miura, purtroppo o per fortuna, ha avuto troppo successo e quindi Lamborghini ha detto no, dobbiamo fare le Miura. E lui finalmente ha detto sai cosa faccio, mi faccio un'azienda mia così vedrai che vado a correre. E questo sogno e questa grande passione ha fatto la differenza.